i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912, la calcio, l'ecco dei bei. Oggi è giovedì, è il giovedì 30 maggio 2024, quindi anche maggio se ne sta per andare in archivio con un grandissimo nulla di fatto. Nulla di fatto. Allora, partiamo dal ritratto blu celeste grazie al supporto quotidiano del nostro Lanfredo Birelli. Abbiamo tre compleanni, tre giocatori oggi. Sapete che qui è tutto per giocatori ed ex allenatori. Allora, 30 maggio, auguri a Beppe Galluzzo, nato a Siderno, Reggio Calabria, 1960, uno dei calciatori inseriti in Blu Celesti per sempre, il podcast Per Sempre Blu Celesti, il podcast c'è sul libro, pure amico di Lecco Channel, anche storico, l'abbiamo intervistato tante volte. E insomma, è sempre stato piacevole. Comunque, la sua carriera di fatto inizia a Lecco, almeno da grande. Esordio nell'ultima giornata del 76-77, Lecco Triestina 3-1, 12 giugno 77, segna la rete definitiva 3-1 dopo il gol di Zandegu e Marchi. Poi, dopo pochi giorni, titolare nell'8-0 al Norwich Victoria, nel 3-0 in finale con il Bath City, segna una rete in ognuna delle due partite. Sono tre reti nei primi tre incontri. Disputa così. Gioca anche le due stagioni successive e poi va al Milan. Grande scoperta. Sono 28 le reti realizzate con l'Ecco, 26 in campionato, 2 nell'angolo italiano, 20 in casa, 8 in trasferta, 13 nel primo tempo, 15 nella ripresa. Ha segnato a 15 squadre diverse, la vittima preferita è la Alessandria, la quale ha segnato 4 reti, compresa l'unica tripletta in blu celeste nel 3-1 interno del 22 aprile 1979. Vanta anche 5 doppiette a Billese, Mantova, Novara, Sant'Angelo, Lodigiano e Spezia. Compleanno giovane oggi. Ancora in attività Mattia Capoferri, che è di Esine, provincia di Brescia, 2001. Prima esperienza dopo le giovanili delle rondinelle proprio a Lecco è la C1 2021. C'è Gaetano D'Agostino in panchina, lui disputa 31 partite su 39, trova anche la rete nel 4-0 casalingo contro la Juventus, proprio il gol del 4-0, 28 febbraio 2021. Fine stagione, ritorno al Brescia, ritorna e arriva al Lago in inverno dopo non aver praticamente mai giocato con la squadra madre. 12 partite in regular season, playoff contro la Pro Patria che ci elimina vincendo 2-0. Chiude con 44 presenze totali ed un gol. L'anno scorso ha giocato nel Piacenza, titolo definitivo al trasferimento. Retrocesso in Serie D, ha preso parte al 3-1 casalingo blu celeste il 19 novembre 2002. Nel secondo tempo, nello 0-0 del ritorno, panchina. Quest'anno al Pergo, che si è salvato, e vedremo che stagione farà l'anno prossimo, perché insomma la prematura di partita di Cesare Fogliazza sicuramente sarà difficile da riassorbire. Chiudiamo con Mimmo Suriano da Andria, provincia di Bari, 1988, ha fatto il Giro d'Italia, ha giocato in oltre 15 squadre, la maggior parte del sud ma anche a Mantova e a Lecco. Tanta C2 seconda divisione, poi tanta Serie D, di recente tanta eccellenza, ha giocato stabilmente nelle ultime tre stagioni da attaccante di ruolo, ha avuto la sua stagione migliore nel Melfi, proprio in questa categoria, realizzando la bellezza di 28 gol. Lecco ha giocato nella prima parte della stagione 2010-2011. Gennaio si è trasferito al Giulianova, ma è poi ritornato in blu celeste per mezza stagione nel gennaio 2012. Vigor Trani, quindi torna vicino a casa. Ha preso parte a 5 partite di campionato, 4 di Coppa Italia. Ha esordito in blu celeste il Lecco Pro Patria 2-3 del 15 agosto 2010. Titolare, sostituito da Veronese al 51esimo. Altre due volte è stato titolare senza mai finire la partita, 6 subentri alla panchina, 108 minuti in campionato, 180 in coppa. Score 2 vittorie, 3 pari, 4 sconfitte. Fine della storia. Però sì, poi nelle categorie inferiori si è fatto notare Suriano. Lecco ha fatto vedere qualcosina di molto piccolo delle potenzialità che a mio parere aveva. Uno di quelli che si è sicuramente molto accontentato di fare il fuori classe nelle categorie inferiori, tre diretta. Comunque, chiuso qua ritratto blu celeste, andiamo sull'attualità. Non facciamola troppo lunga. Allora, cose concrete. Si va verso la risoluzione contrattuale di mister Luciano Foschi, che dovrebbe avvenire oggi e poi domani, o comunque. È una questione burocratica.
pratica dovrà firmare il contratto con il Renate 1+1 e per il Lecco il risparmio di uno stipendio comunque che soprattutto al lordo non era banale, aveva un altro anno di contratto, quindi Di Nunno ha pagato l'ultimo stipendio anche a Foschi, ovviamente essendo lui un credo quantomeno, anche perché ormai era praticamente maturata anche l'ultima mensilità, perché era vincolante il pagamento di questa mensilità di aprile, questo bimestre marzo-aprile, quindi c'è del risparmio, ci viene fuori una bella fetta della fideiussione magari. Ecco, sull'attualità al di là di Foschi, che è attualità chiaramente, lo ritroveremo probabilmente l'anno prossimo, a meno che dividano in modo diverso i gironi, possiamo aspettarci di tutto. Tra l'altro c'è stato un cambio di governance rispetto all'ultima diciamo dirigenza di Lega Pro che ha deciso per la divisione orizzontale. Veniamo quindi a questo discorso. Ieri vi avevamo raccontato di questa frenata sulla questione di Nunno Conte, frenata che vi abbiamo cercato di descrivere con quelle che erano le informazioni in nostro possesso, ma guardate che abbiamo registrato tardi e le informazioni che c'erano erano state raccolte poco prima, però abbiamo fatto ai noi centro, senso che comunque era a forte rischio l'incontro odierno di ieri, scusate, abbiamo detto forte rischio perché comunque appunto non si era capito bene se fosse saltato l'incontro con il sindaco, e c'è un motivo, o se fosse saltato nella sua interezza quello di ieri. Poi la realtà è stato che è stato tutto annullato da Di Napoli e Conte. Quello che si racconta a livello di indiscrezioni è che Conte abbia gradito poco le esternazioni del primo cittadino, che non ha fatto a noi. Noi queste informazioni le avevamo da un po', erano incomplete, le abbiamo completate ieri abbastanza presto nel primo pomeriggio, quindi avevamo conoscenza di quello che sarebbe dovuto accadere nella mattinata di ieri, quindi scusate, avevamo completato l'altro ieri su quello che sarebbe dovuto succedere ieri mercoledì 29, però insomma era una questione delicata, quindi abbiamo deciso di trattarla con i guanti, un po' come era stata la questione Welk, sapevamo dell'incontro però era da trattare con i guanti, così era stata trattata. Dicevo del sindaco, appunto sarebbe stato soprattutto Conte, che è il revisore dei conti, perché è un presidente di associazione nazionale, quindi comunque parliamo di una persona importante nella propria professione, che avrebbe deciso di non fare questa avanzata perché si sarebbe risentito delle parole del primo cittadino. Questo è quello che ci viene raccontato. Di Napoli evidentemente da solo non aveva nessun tipo di logica che venisse. Non so se sia una questione irrisolvibile, se molto banalmente si possa trovare un altro uomo dei conti, contabile è un po' riduttivo perché comunque si parla di due diligence, non riusciamo a capire questo. Ci dicono in tanti saltata, bisogna capire se è saltato l'incontro, se c'è appunto una situazione ancora recuperabile banalmente facendo passare qualche giorno, facendo passare l'arrabbiatura. Poi non ho neanche capito effettivamente cosa abbia detto di così grave, però insomma tant'è, questo sappiamo, questo riceviamo, questo vi raccontiamo e vi portiamo alla luce a livello di retroscena, però giusto che voi lo sappiate. Ieri poi abbiamo raccontato abbastanza sinteticamente quelle che erano le informazioni apprese, non ci sono stati sviluppi nel corso della giornata, niente di particolare, però ecco, la questione è quantomeno in forte stand by da questo punto di vista. Nulla di particolare da aggiungere anche sulle questioni a Liberty Lean, nel senso che a Liberty poi ha avuto un summit un paio di giorni fa, ha ricevuto la documentazione, quindi può completare la propria analisi contabile.
rimane evidentemente in piedi il discorso a Liberty con il 70-30 con Di Nunno, per quanto la cosa non mi convinca. In tal senso, poi probabilmente Di Nunno gradirebbe che fosse a Liberty a mettere la fideiussione. Io dubito molto sinceramente che ci siano i tempi tecnici per depositarla col nominativo del subentrante, sempre che poi subentrante ci tratti, perché qua di offerte vincolanti, scritture private, preliminari, tantomeno atti notarili, se ne stanno vedendo. Quindi bisogna utilizzare anche la terminologia tecnica e tenere con molta consapevolezza in mano i tempi tecnici che ci potrebbero portare al cambio di proprietà, potrebbero portare. A oggi il sentimento è che sia un po' un 50-50 tra la ripartizione della società con la Liberty Di Nunno nella compagine, piuttosto che alla fine rimanga Paolo Leonardo Di Nunno. Iscrizione, fideiussione, io continuo a ribadire quella che è la mia posizione, ovvero mi sembrerebbe una follia, ma una masterclass delle follie, qua ne abbiamo viste di tutti i colori. Il vedere pagare tutto, perché Di Nunno ha pagato gli stipendi, ha pagato i contributi, le tasse, compagnia, imposte, e poi che fanno? Mettere la fideiussione, che è tra virgolette una banalissima garanzia, dimostra che tu hai dei fondi su un conto corrente, un foglio di carta. Ripeto, ne abbiamo viste di tutti i colori, ma questa sarebbe la madre di tutti gli atti di autolesionismo che abbiamo visto commettere a Di Nunno. Visto, perché poi l'Ecco Palermo l'abbiamo proprio visto e toccato con mano, tra le altre cose. Quindi torno a dire che per me è una boutade bella e buona per cercare di accelerare i tempi. C'è, come ho detto, anche il terrorismo psicologico in tutto questo, perché comunque destabilizza. Leggevo ieri le parole di Andrea Fulco, che è l'agente di Marrone Crociata. Non sto a parlare del giudizio che da lui dei suoi assistiti, ovviamente deve fare anche, insomma, parlare bene del suo prodotto in maniera molto banalizzata, però dice una cosa che è verissima: l'Ecco c'è incertezza e ci sono difetti comunicativi. Dicono sempre che noi siamo qua a rompere le uova del paniere, a fare gli iperlamentosi. Lo dice un professionista terzo rispetto alla Calcio Lecco 1912, no? Quindi cosa dobbiamo aggiungere noi ancora? Abbiamo solo letto per 7 anni di fila. Buona giornata a tutti, forza Lecco sempre.